La torta di mele. 3-4 mele re nette o golden, 200 g di burro, 5 uova, 150 g di zucchero, farina quanto basta, una bustina di lievito, 2 limoni, sale quanto basta. Tagliate le mele a fette non troppo sottili, spremetegli sopra il succo di un limone e cospargetele con lo zucchero. Mettetele da parte e proseguite con l'impasto. Cremate il burro con lo zucchero. Aggiungete le uova una alla volta. Mi raccomando, non spaccatele direttamente nella bowl, ma prima fate un passaggio in una piccola terrina o una tazza per accertarvi che non ci siano residui da eliminare. A questo punto, setacciate la farina al composto. L'impasto deve risultare denso. Aggiungete il lievito, la buccia di un limone grattugiato e un pizzico di sale. Mettete in forno a 180 gradi per circa 30 minuti. Segreto, quello della nonna. Nell'impasto mettete 3 semini di mele. Sembra che sprigionino un olio essenziale che dona alla torta un profumo particolare ed inoltre aiutano la lievitazione. Thank you.
Thank you.